Grande sorpresa per l'ex allievo di Amici. Dopo essersi fatto conoscere nella scuola come ballerino, è arrivato ai David di Donatello. Amici è un talent show seguitissimo dai telespettatori fin dall'esordio. Quest'anno è arrivato alla 23esima edizione e sta avendo, come le precedenti, un successo impressionante. Tra qualche settimana, il pubblico scoprirà chi tra i ragazzi rimasti sarà il vincitore. Nel corso degli anni, tantissimi giovani hanno calcato il palco del programma e tanti altri ancora vorrebbero farlo. I telespettatori hanno, quindi, avuto la possibilità di conoscere numerosi talenti. Molti, una volta fuori e lontani dalle telecamere, hanno proseguito sulla stessa strada, facendosi conoscere nel mondo, altri ancora hanno, invece, deciso di prendere un percorso diverso. Un ex allievo della scuola, che ha conquistato tutti e la stessa Maria De Filippi, dopo la fine della sua esperienza, ha continuato ad inseguire il suo sogno. Ha portato in alto il suo talento, non solo come ballerino ma anche come attore, tanto che per lui è giunta una grossa opportunità, è arrivato ai David di Donatello. Amici, colpaccio per Maria De Filippi, il suo ex allievo, protagonista, ai David di Donatello. Un ex allievo di Amici, che ha fatto parte della 23esima edizione di Amici, oltre ad affermarsi come ballerino, ha avuto modo di farsi conoscere come attore. Samuele Segreto, che lo scorso anno ha partecipato nel team di Emmanuel Lo, prima ancora di entrare nella scuola, aveva recitato da protagonista nel film Stranizza d'Amuri. Ha vestito i panni di Gianni, un ragazzo che si innamora di Nino, quest'ultimo interpretato dall'attore Gabriele Pizzurro. Ebbene, la pellicola è stata realizzata da Giuseppe Fiorello e proprio il regista è stato candidato ai David di Donatello, per la categoria Miglior esordio alla regia, per il film che vede al centro della trama il ballerino di Amici. Quest'ultimo ha condiviso, nelle ultime ore, uno scatto insieme all'attore e al suo giovane collega, per annunciarlo ai follower. La pellicola, a quanto pare, ha avuto un enorme successo. Gli interpreti hanno saputo portare in scena la verità di un fatto di cronaca realmente accaduto negli anni 80, noto come il delitto di Giarre. Samuele aveva recitato nella piccola che poi è uscita nelle sale italiane il 23 marzo 2023 ancora prima di entrare nella scuola di Amici. Ha avuto modo di presenziare poi agli incontri con i fan che hanno visto il regista insieme ai due protagonisti, dopo essere stato eliminato nella terza puntata del serale. A distanza, quindi, di un anno, l'ex allievo non solo si sta facendo apprezzare come ballerino ma anche come attore, dimostrando di essere un grande artista.